Ciao Acquario, benvenuto. Andiamo a vedere subito subito. Allora, qual è il momento presente per il segno zodiacale dell'Acquario? Vediamo i tarocchi che cosa ci dicono. Qual è il momento presente? Bellissimo, l'asso di coppe. Guarda com'è questa carta. Qui c'è una mano che porge il cuore, la colomba. Qui si parla proprio di sentimenti, quantomeno. Allora, quali sono gli ostacoli che dovrà incontrare l'acquario durante la settimana? Quali difficoltà? Cosa sta per accadere? Quale sarà l'evoluzione di questa situazione per l'acquario? Come evolverà la settimana? Qual è il nocciolo, il fulcro di tutto questo? Poche parole, il sunto, il riassunto, no? Della settimana dell'acquario. Ok. Dov'è? Eccola là. Ma allora, qui vedo molta casa, ma anche molto sacrificio. Quindi l'acquario è chiamato, magari in questi giorni, a diciamo dei doveri quotidiani che gli stanno un pochino pesando. Magari dorme anche poco, un po' troppo poco, sinceramente. Magari dorme poco, soffre di insonnia o ha delle preoccupazioni che lo tengono sveglio anche la notte. Insomma, dentro c'è un bubbone che chiama. Quindi qui attenzione, vediamo. Dovete cercare di riposare un pochino di più proprio per il vostro benessere. Qui vedo che comunque siete aiutati, siete circondati dall'amore. Quello che io penso da queste carte ci potrebbe essere un bambino piccolo, perché vedo anche il neonato. Quindi ci può essere qualcuno che qui c'ha un bambino piccolino e quindi si sa, con bambini piccini, ecco, si dorme poco, almeno nei primi tempi. Quindi qui potrebbe essere anche questo il caso, eh? In questa stesa. Quindi, però, oltre a quello che vi ho detto, qui ci può essere qualche acquario che effettivamente ha delle difficoltà a dormire perché ha dei pensieri. Ha dei pensieri su qualcosa. Per ora le cose sono un pochino difficili da cambiare, sinceramente. Qui grandi cose non ne vedo, nel senso che almeno qui si parla di una settimana, come vi dico sempre, almeno durante questa settimana, insomma, va bene. Poi alla fine di questo video ti lascio, quando sfumano i titoli del video, ti lascio il link per andarti a vedere l'oroscopo per l'intero mese di dicembre 2020 per il tuo segno zodiacale. Quindi se arrivi in fondo al video lo troverai, puoi vederti anche quello mensile. Va bene, Acquario? Diciamo che durante questa settimana, durante queste giornate, io ti vedo molto preso, molta casa, lavoro, insomma, i doveri quotidiani. Ecco. Che sinceramente da quello che vedo si cominceranno a stare un pochino stretti, ma qui c'è l'amore, qui c'è anche una novità molto molto carina, molto molto positiva. Io qui non me lo leva dalla testa nessuno che c'è stato lo stravolgimento in famiglia per l'arrivo di un bambino e che questo possa pesare, ma se non è questo il caso, a parte puoi venire a sapere di qualcuno appunto di vicino a te che vive questa situazione naturalmente. Quindi non la vivi tu, ma verrai a sapere di una situazione di questo tipo, magari tua figlia o tuo genero, che ne so io, va bene? Ma come ti stavo dicendo, qui l'acquario vive un momento un pochino peso, insomma, non ci sono mica disgrazie, voglio dire io. Diciamo, vedo un po' di stanchezza, ecco, magari si dorme un pochino troppo poco e siamo chiamati ai nostri doveri più che ai nostri piaceri. Poi ora dopo, più tardi, vado a chiedere ancora qualcosina a loro. Voglio vedere nell'amore, siccome abbiamo visto quell'amore lì, quel bellissimo asso di coppe, andiamo a vedere in amore per l'acquario che novità ci sono durante la settimana, va bene? Allora, vediamo in amore l'acquario per la settimana 30 novembre 6 dicembre 2020. Potrebbe essere la persona giusta. Lasciati aiutare dagli amici, quindi qui sicuramente
Sei aiutato, e chiama la sua anima gemella. Quindi qui, come dicevo prima, io ti vedo stanco, stanca, tutto quello che, guarda, riconciliazione, stanco, stanca, magari hai avuto anche dei problemi con il tuo lui, la tua lei e tutto quanto. Qui però ci vedo la riconciliazione, quindi sicuramente risolverai, ma io credo che qui dentro il cuore, dentro l'anima, dentro l'animo, diciamo, dell'acquario, qui ci sia la festa anche a qualcuno del suo passato. Quindi che l'acquario si guardi indietro, semplicemente durante questa settimana potrebbe avere la nostalgia, la malinconia, il ricordo di qualcuno. Semplicemente. Vediamo anche gli angeli cosa aggiungono. Un messaggio per l'acquario. Guarda il ritiro. Quindi qui si vede proprio, vedete, la persona, qui c'è una ragazza, ma può essere anche se sei un uomo, naturalmente, chiuso, vedi, in casa e guarda fuori, come dire, che palle, e guarda verso l'esterno, però è comunque in ritiro in casa, quindi magari in lockdown, siamo chiusi in casa o comunque sia lavoriamo in casa. Quindi siamo dentro una struttura e guardiamo verso il fuori. Sembra proprio che questa donna se ne voglia andare fuori. Prenditi cura di te e fai attenzione ai tuoi sogni e poi agente o manager. Quindi qui io credo che vi vedo lavorare, come dicevo, vedi da casa. Forse magari appunto fate un qualcosa che ne so io da casa, ma quello che mi interessa molto interessante, qui le carte, gli angeli ti invitano a prenderti cura di te e a fare attenzione ai tuoi sogni. Quindi qui c'è un qualcosa, magari io ci vedo anche degli incubi qua, nel senso che qui c'è un qualcosa che non ti fa stare troppo troppo tranquillo o tranquilla, ok? E lo vedo nel sogno e nel sonno. Quindi qui devi dormire di più, acquario, cercare di dormire un pochino più tranquillo, mi raccomando, ok? Allora, andiamo avanti con i segni zodiacali, poi dopo andiamo a chiedere ai tarocchi ancora qualcosina. Allora, con quali segni zodiacali avrà a che fare l'acquario? Allora, con il cancro, con il sagittario, con la vergine, i gemelli. Il Sagittario, sì, l'abbiamo detto, quindi mi viene confermato. Il Toro, l'Acquario stesso, la Bilancia, il Capricorno. E i gemelli vengono riconfermati e l'Ariete, ok? Allora, Ariete, Capricorno, Bilancia, Toro, Vergine, Gemelli, Cancro, Sagittario, Acquario. Questi sono i segni zodiacali, quindi dimmi naturalmente nei commenti se e cosa riconosci di questi segni zodiacali e naturalmente la situazione che stai vivendo. Comunque, Acquario, sei amato e hai affetto intorno a te, qui non ci sono dubbi. Allora, chiediamo ancora una carta ai tarocchi, vediamo per il segno zodiacale dell'Acquario per la settimana. Eccoci, cos'altro ci dite? Ora che non so se sono dritte o rovesce. Allora, andiamo a vedere per il segno dell'Acquario una carta. Una carta, oddio santo, vedi la spallataggine. L'acquario è un po' spallato, un po' sfavato. E vabbè,
voglio dire, lo supererà, non muore nessuno di spallataggine, va bene? Quindi qui c'è un po' di noia, un po' di cosa, però ecco la classica vita proprio familiare, ecco, vita di famiglia tranquilla, di come posso dire, di abitudini, di tradizioni, cosa è l'acquario, insomma, gli viene l'orticaria, ma insomma, vabbè, con le tradizioni e le cose, mamma mia, l'acquario non ci ha tanto d'accordo, però acquario mio, ti tocca, almeno per questa settimana. Va bene, dai, a parte gli scherzi, scherziamo un po'. Io ti ringrazio per avermi seguito fin qua e ti aspetto naturalmente sempre qui con me al mio prossimo video. Ciao, a presto!